Siamo noi che siamo rimasti incastrati dal primo di gennaio, chiusi in casa ad aspettare che alle 9 del mattino su Netflix arrivasse la prima serie TV su Netflix, appunto, di Ficarra e Picone incastrati. E sono collegati con noi al telefono Salvo Ficarra e Valentino Picone. Ciao ragazzi, buon pomeriggio! Ciao! Troppi... Ciao. Che bello, ragazzi! Ho goduto come... Ah, cioè, vi posso dire una cosa, l'ho vista due volte, una non mi è bastata, l'ho dovuta rivedere e confesso candidamente di aver visto una parte della seconda volta in lingua inglese. Ah. Basta, troppi verbi però! Senti, e infatti da lì volevo partire, perché voi sapete che io... Al netto di essere vostro amico, sono anche un vostro fan della prima ora, da Nati Stanchi oggi. Ve la sentite di dire che Incastrati è diciamo la parte, come dire, esplosa sui social più di tutte le altre vostre produzioni? Forse vabbè, perché... Ma quando è uscito Nati Stanchi non c'erano i social. È vero, è vero. forse perché c'è stato un fenomeno mediatico immediato, nel senso che quando esce... È come se tutti avessero la possibilità di andare al cinema nello stesso momento in tutta Italia, perché vai su piattaforma, quindi in quel momento è disponibile per tutti, quindi è stata veramente una giornata di festa quando ha debuttato, tant'è che dopo pochissime ore eravamo già il film più visto sulla piattaforma Netflix Italia, quindi siamo felici. Posso dire anche che avete... E ancora rimane dopo tre giorni, è il più visto. Sì, sì, ma infatti guarda, questa brevissima chiacchierata, non voglio spoilerare nulla proprio per non togliere a chi non l'ha visto il piacere di scoprire alcune cose. La prima cosa che vi posso dire è che sono usciti alcuni meme proprio sulla vostra pagina. Per esempio, la prima che vediamo è questa: non piangere, che le lacrime contengono DNA. E questa è una questa è una frase fondamentale, cruciale. Poi ce n'è un'altra dove vediamo Sperandeo armato, dove dice basta, troppi verbi. Questa... Tony, che è il nostro De Niro, Tony, che ha fatto un'interpretazione bellissima, straordinaria. Sono d'accordo con voi. L'abbiamo detto ovunque e non finiamo di dirla, perché veramente Tony è riuscito in questo personaggio forse a riunire tutte le anime della sua carriera. In tutta Italia è conosciuto per, come dire, i tanti ruoli drammatici che ha fatto, ma noi a Palermo, in Sicilia, lo conosciamo già per i suoi esordi, diciamo, da comico. Sì. E quindi lì riesce a riunire il suo viso drammatico, che poi con l'andare degli anni è diventato ancora più bello, insieme ai suoi tempi comici. E poi bisogna aggiungere che a sto giro dovremmo fare una telefonica con qualcuno che imita bene Maurizio Costanzo, però forse ci sgamerebbe subito. E poi il terzo meme che ho visto, che è troppo divertente, c'è la faccia di Ficarra, abbastanza perplessa, che dice così: abbiamo una vita piatta, siamo vita piattisti. siamo vita piattisti. Valentino, quanti altri meme usciranno? Ma non lo so, perché ne sono già veramente usciti tanti, poi anche spezzoni che stanno, cioè la gente sta usando per dirsi le cose, alcune cose ci hanno sorpreso anche a noi per l'attenzione che c'è ai particolari, a tutto quello, però credo che non usciranno ancora tanti, perché ci sono tanti spunti, devo dire. Molti si raccomandano di non fare le riunioni di Cosca il venerdì. Esatto. Io vi posso dire una cosa, stanotte alle 2 del mattino ha vibrato il mio cellulare, apro WhatsApp, un mio caro amico mi manda un pezzettino piccolissimo che ho girato ad entrambi, in cui c'è da scrivere, esatto, dove Centamore dice candidamente di mangiare, ma la frase sotto era: io dai miei suoceri, che imbarazzato, dico che non ho voglia di mangiare. Sì, sì. Guarda, ti dirò di più. Vai, a me molti proprietari di ristoranti e di chef me l'hanno mandata dicendo: adesso quando qualcuno verrà a dirmi che il piatto non gli è piaciuto, che lo voleva con un po' più di sale o con un po' più di olio, gli risponderò come Centamore. Esatto, ma io non la faccio vedere. No, ragazzi, non voglio far vedere nulla, se non qualche foto qua e là, perché c'è tantissima gente che ancora non l'ha vista e quindi...
mi sembra giusto non anticipare e spoilerare nulla. Però salvo Valentino. Però, Massimo, vai. Però tu lo sai, dico, noi stiamo parlando di tutto quello, va benissimo tutto, ma tu lo sai qual è il vero motivo per cui noi abbiamo fatto questa serie TV? No, vi prego, ditemelo. Te la dico solo a te, però tu mi devi fare la cortesia di non dirlo a nessuno. Va bene, prometto. Allora, siccome il film verrà tradotto in tutto il mondo e già è stato tradotto in inglese, sì. Noi abbiamo fatto la serie solo per sentire Gino Carista in inglese. È l'unico motivo. Noi tutti sapete l'amore che nutriamo per tutti gli attori che fanno parte dei nostri film, ma per Gino. Quindi quando lo vedete per doppiato in inglese è meraviglioso. Quello vale il prezzo del biglietto. Esatto. No, intanto però ho una curiosità che è molto personale e chiedo veni a chi ci segue, però c'è una scena in cui voi due siete davanti a questo convento, bussate e vi apre la porta appunto questo frate che è Gino Carista. Una domanda, ma questa scena qui... Quante volte l'avete ripetuta? Perché io potrei morire all'idea che mi apre e trovo Carista vestito da Francesca. Voglio chiedervi solo questo. Cioè, buona la prima o ficarra e inguscio dalle risate? No, con Gino non è possibile buona la prima, perché prima si deve convincere lui. Quindi... Esatto. Quindi... quindi insomma, no, Gino è meraviglioso. Quindi forse... non so se abbiamo da qualche parte tutto il dietro, diciamo, di tutte le sue prove, perché Gino fa moltissimo ridere pure quando parla seriamente. Sono d'accordo. Una volta stava andando a fare la spesa, gli abbiamo detto: mi raccomando Gino, buona spesa, e lui ci ha risposto: non vi deluderò. Non ci delude, Carista. Ragazzi, io ho letto tutti i commenti che sono arrivati sia sui vostri profili Facebook che Instagram. Ce n'era uno in particolare che mi ha colpito, in cui diceva che la vostra serie TV, Incastrati, è molto credibile proprio perché tutti gli attori sono marcatamente siciliani e il dialetto e quindi la cadenza siciliana era reale, vera. A differenza dei tanti attori che a volte sono costretti a fare il siciliano faticando un po'. E questa cosa qui ha reso molto più credibile la serie TV. Noi sempre abbiamo scelto e lavorato con tutti gli attori siciliani nei nostri film. Uno, perché li amiamo tutti, siamo stati, come dire, innanzitutto loro tifosi, nasciamo pure come loro tifosi. Quindi Sperandeo o Gino Carista, come dire, nomino solo loro due per non nominare tutti gli altri, come dire, esatto. li abbiamo amati intanto come spettatori, li amiamo come attori e quindi, come dire, siamo felicissimi di avere il loro supporto e il loro apporto in questa cosa. Sappiamo che, come dire, giochiamo facile, nel senso che li conosciamo talmente bene, talmente siamo innamorati di loro che sappiamo perfettamente qual è il loro valore, cosa possono darci e quanto possono darci. Sì. La cosa bella è ogni volta che arriviamo a Roma dal montatore e scopre sempre attori nuovi, personaggi nuovi, siciliani, che ci dice proprio lui, che è tra l'altro lui originario di Catania, il montatore, ma vive da sempre a Roma da quando era piccolo, ci dice: ma che avete surgiva, ma non avete un mare di attori, uno più bravo dell'altro. E fra tutti, visto che mi dai l'occasione, diciamo, parlando degli attori, io mi fa piacere qui ricordare che abbiamo avuto anche Enzo Buffa, che è venuto a mancare poco più di un mese fa, e ti devo dire che rivederlo nella serie, nella sua ultima interpretazione, ci ha dato un brivido ma anche un grande piacere, perché abbiamo detto: meno male che insomma almeno c'è. Rimane. Ecco, e quindi ci ha regalato un'ultima risata, un ultimo sorriso. Valentino, vi è mancato andare in giro per i cinema a verificare come reagiva la gente, verificare nascosti in sala, o per esempio nelle ultime volte, io mi ricordo che tu e Salvo andavate a staccare il biglietto al botteghino per dare il buon divertimento, vi è mancata questa parte qui, Vale? Poi sentiamo Salvo. Beh, quello è l'aspetto teatrale di tutte le esperienze cinematografiche, quella manca sempre, perché andare nelle sale, la sala è uno spettacolo diverso da quello che...
che è appunto la televisione, quello è chiaro che manca, però l'esperienza serie TV è un'esperienza che ci ha arricchito soltanto per il fatto stesso di poter fare cose diverse, lo avete visto tutti, probabilmente così come quello che si fa in televisione non è adatto per fare il cinema, quello che si fa in teatro non è adatto per fare la televisione, quello che si fa nella serie TV forse non è adatto ad andare nella sala cinematografica, sono dei linguaggi diversi e a noi piace sempre esplorare le cose nuove. Salva, a te è mancato? Assolutamente, assolutamente, quello è un momento bellissimo, ma dove ritorneremo? Senz'altro, certo. Come dire, c'è già in cantiere un film e senz'altro, come dire, lo vedremo al cinema e sarà di nuovo rinnovare quel piacere, assolutamente. Poi sul primo Natale credo che sia successa una delle cose più belle, stavo staccando i biglietti ad un cinema di Palermo e c'era una fila per fortuna lunga e per fortuna bella e variegata di gente di tutti i tipi, bambini, ragazzi, anziani, di tutto eccetera eccetera, a un certo punto arriva un signore un po' più anziano degli altri con la moglie proprio a braccetto, proprio sai all'antica, sì. E questo mi guarda, io gli do i biglietti, glieli stacco, gli dico prego, e lui mi fa sono qua, picchi muri su parrino di Venere, ma se non mi piace ma picchio con boace e pure con id. Lapidario. Era il prete che all'omelia della domenica, andate, perché la domenica gli aveva detto oggi andate a vedere, fantastico. Ho un dato che vi voglio raccontare e mi è arrivato da più fronti. Netflix in alcuni casi, in alcune famiglie, è un po' per certi versi divisorio, nel senso che ognuno attraverso il suo device, quindi il tablet, il cellulare o la TV, guarda quello che più preferisce singolarmente, no? I vari profili, ognuno si segue quello che gli pare. I racconti che mi sono arrivati, ivi compreso quello del mio attuale editore di Biagio Semilia, che saluto in Blog Sicilia, mi ha detto: noi abbiamo visto la serie tutti insieme, tutta la famiglia. Emanuele Cammarata, che è alla regia, mi ha raccontato che il 1° di gennaio tutta la famiglia erano tutti insieme a seguirlo. Ci siete riusciti? È un'operazione non facile. Salvo, Valentino, complimenti. La cosa più bella, innanzitutto noi amiamo moltissimo le risate dei bambini, perché sono proprio le risate più vere, più sincere, più spontanee, proprio che vengono dal cuore, non hanno sovrastrutture, non hanno tripli pensieri, non hanno, loro guardano una cosa e con la semplicità dei loro occhi se ridono, ridono, e quando ridono i bambini, non lo so, rido pure io insieme a loro, perché mi ricordo le tante risate che mi sono fatto da bambino, per esempio con i film di Stalli e Ollio, no? O con quelli di Franco e Ciccio, per nominare i nostri due, Stalli e Ollio, o con quelli di Totò e di tanti altri. E poi quando sono diventato grande ho fatto tante risate con altri, ho fatto tante risate contro Iti, con Verdone, ma erano risate diverse, quindi sicuramente le risate dei bambini, quindi che ci possa essere un momento in cui tutta una famiglia, senza distinzione di età, dai bambini, i genitori e i nonni, possono ritrovarsi tutti insieme davanti a un film al cinema, o in questo caso davanti a un televisore di casa, vedersi tutti insieme un nostro film e ridere tutti insieme, per me è una fonte di gioia, è bello. Sono d'accordo. Vale, correggimi se sbaglio, voi avete aperto un filone di serie TV comica su Netflix, perché non mi pare ce ne fossero prima di voi. Diciamo che è un esperimento che Netflix ha voluto fare, infatti sono molto curiosi anche di capire come dal 27, quando andrà in piattaforma mondiale, come verrà preso dal punto di vista diciamo internazionale, perché è in questo caso, guarda, ti faccio ridere perché mi è appena arrivato un messaggio da Netflix, perché verrà tradotto in inglese, francese, tedesco, polacco, portoghese, spagnolo, greco, ma tieni di forte, turco. Quindi noi avremo tutte queste lingue
E quindi, no, noi, no. Chiaramente noi immaginiamo sempre Gino Carista in turco. Gino Carista in turco. io voglio morire Gino Carista in turco, credo che morirò. Ragazzi, ma anche Sperandeo in greco non è male. Fantastico, anche Sperandeo in greco non è male. Galactopoulos, Stavropoulos. E quindi tra l'altro in alcuni di questi paesi già i nostri film erano andati, tipo l'ora legale, come no? Anche il primo Natale, anche per cui Natale. Probabilmente esatto, già hanno trovato un terreno fertile. Ma la cosa che ti stavo dicendo è che diciamo è una cosa importante anche per Netflix capire come va, perché sono due generi che si uniscono, c'è il crime, c'è il vero e proprio thriller, quello che si chiama anche thriller, che si unisce alla commedia. Non che non si siano fatte già parodie di questo tipo, nel senso che ci sono i crime comici, ci sono gli horror comici, però in questo caso sono proprio due cose che vanno di pari passo, perché da noi c'è veramente il crime, c'è veramente vuoi sapere come va a finire, e poi c'è veramente la commedia. Quindi anche loro non sapevano come affrontare dal punto di vista della comunicazione questo prodotto, che per certi versi e per molte cose è nuovo, quindi vedremo, incroceremo le dita e capiremo insomma quello che succederà. Salvo, non escludiamo che questa serie, visto che va su Netflix in tutto il mondo, non possa essere seguita da Ben Stiller e magari chissà. Ma chi lo sa, ragazzi, chi lo sa. E però tanto ci fa piacere pure che fra le tante cose c'è un messaggio che è arrivato, che è bellissimo. Sono arrivati tanti, però uno in particolare mi ha detto, dice, ma poi che meraviglia vedere questi campi di grano, questo sole, questo mare così bello, mi ha fatto venire voglia di estate, mi ha fatto venire voglia di Sicilia, mi ha fatto venire voglia di prenotare già le vacanze. Che bello. Ecco, che magari bello. Sì, sì. Se fosse servita anche a questo sarebbe sì. Bellissimo. Senti, prima di lasciarvi, io ho visto, ripeto, la serie due volte e mi sono segnato alcuni spunti. Ma perché non l'hai capita? Solo perché non l'ho capita. A parte il fatto... Aspetta un attimo, voglio avere la prova, se è vera vai, questa cosa. Vai. Aspetta, 3, 2, 1, scontrino. Che? Vabbè, ragazzi, quello... No, però volevo dire, ho capito, ho imparato tre cose. La prima è che non bisogna trascurare le proprie mogli o le proprie compagne per seguire le serie TV. Bravo, bravo. Oh, la seconda cosa, quando si va a casa di amici e parenti è meglio non toccare e lasciare tracce, lo scoprirete perché. No, è meglio non toccare le pistole a casa degli altri. E numero tre, mai abbassare la guardia nei confronti della mafia, mai. Mai, quello mai. Questa cosa... anche... La serie parla anche di questo, parla di una mafia diversa che in questo momento è in attesa, mettiamola così, e che noi non dobbiamo dimenticare i nostri eroi. Sì, è vero. Ragazzi, vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, non ve ne rubo altro perché so che siete impegnatissimi, però vi faccio vedere al netto proprio del rapporto di amicizia. Incastrati è veramente... Voi sapete qual è il mio amore per Nati Stanchi, mi avete proprio riportato lì e sono super super felice, veramente ve lo dico di cuore, un lavoro pazzesco, grazie. Complimenti, troppo divertente, veramente grazie. Troppo divertente. Grazie. Poi, grazie. Rivedere appunto, come diceva Salvo, la nostra Sicilia ambientata in quel modo, e poi ci sono delle scene in cui tu e lui siete veramente... Cioè, basta, bravi, incastrati su grazie. Netflix. Aspetta un attimo, scusa un attimo, vai. Mi è appena arrivato un altro messaggio da Netflix. Vai. La nostra serie verrà tradotta anche in italiano. io sono curioso veramente di vedere Picone recitare in italiano. No, io speravo che tu dicessi sono curioso di sentire Gino Carista recitare in italiano. Vabbè, povero Gino, sempre su di lui, no? No, hai ragione. Senti, però state scrivendo perché la gente vuole o il prequel o il sequel. Sicuramente faremo The Touch of the Killer. Ah, The Touch of the Killer. No, perché qualche dubbio ce lo lasciate alla fine. No, quindi... ci sarà. È già stata ufficializzata da Netflix la cosa, ci sarà una seconda stagione. Dai. Oh, in bocca al lupo, incrocio tutto quello che c'è da incrociare, però so che sta andando benissimo, quindi veramente grazie per questa possibilità che avete dato a tanti che sono abbonati su Netflix di stare in casa, visto che per ora conviene starci in casa e godersi, perché poi vi dico, ragazzi, le sei puntate si vedono tutte, cioè capito, tutte insieme, non, fai fatica a stoppare.
Cioè, almeno... ma, pensa che, ma pensa che è stato bellissimo che un ragazzo sul social ci ha scritto una cosa meravigliosa, ci ha detto: ragazzi, mi sono seduto, ve lo giuro, e mi sono visto tutto in una notte le vostre due stagioni. Quindi lui si è visto pure la seconda. Quindi ora ci tocca chiamarlo per sapere come è andata a fantastico finire. Senti, diciamo, e vi lascio veramente, che mi piace raccontare anche che alcune maestranze sono palermitane, come il debutto alla macchina alle riprese di Dario Palermo, no? Lo salutiamo, sì, e di tanti altri. Ha fatto la seconda unità, fotografia della seconda unità. Ah, fotografia della seconda unità, sì, l'ho letto velocemente, sì, sui titoli di coda, quindi bravi, bravi tutti. Forza Palermo, incastrati su Netflix. Ciao Salvo, ciao Valentino. Grazie, ciao, ciao. Ciao, vi voglio bene, ciao ragazzi, grazie mille. Grazie, un bacione. Ciao.